Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo video del canale di Pannocchia Company. Oggi siamo tornati qui per parlare di un nuovissimo deck che è uscito tramite la nuovissima espansione o accorpamento di espansioni chiamata Extra Booster 01. Il mazzo più atteso di tutti, ovvero l'evoluzione di Gold Paladin con all'interno la catena di Spectral Duke Dragon, ovvero con Vortimert 0, 1, 2 e il Drago Duca Spettrale grado 3. Sarà come al solito Ren a presentare il mazzo e detto questo, presentaci questa fantastica decklist. Allora, ciao a tutti e bentornati ancora una volta sul canale del Pannocchia Company. Ci scusiamo per aver mancato un appuntamento questa settimana, ma tra varie ferie o cose del genere, comunque abbiamo pensato un giorno. Comunque abbiamo deciso di portarvi le nuove liste che abbiamo potuto pensare o creare tramite la nuova espansione del C01. Questa volta, cioè oggi, porteremo la lista che hanno tutti osannato, il nuovo Gold Paladin con Spectral Duke Dragon. Carta che è difficile quanto non so che cosa recuperare, però noi siamo riusciti a recuperare le 4 per. Vabbè, iniziamo subito con lo starter, il nostro Vortimer giovane dragoniero, che tramite un'abilità automatica, classica chain di BT6, quando una carta che si chiama Vortimer, esploratore dell'oscurità, cioè grado 1, noi possiamo guardare le prime 7 carte della cima del mazzo e possiamo tenerci in mano un grado 2 o un grado 3 della chain, quindi Vortimer grado 2 oppure Spectral Duke Dragon. Oltre a questo, ha un'altra simpatica abilità automatica: se noi non mettiamo sopra il grado 1 esatto, quando noi mettiamo sopra un altro qualsiasi Gold Paladin, questa carta si sposta in un cerchio delle retroguardie. Quindi magari è un punto più a favore che ha le vecchie chain. Poi passiamo ai trigger, abbiamo il 4x del nuovo draw, che ne esce forse una box introvabile, che tramite un'abilità automatica, quando questa carta viene schierata dal mazzo sul terreno, possiamo scegliere una nostra retroguardia e dargli più 2000 punti di forza, una retroguardia, una qualsiasi unità, e dargli più 2000 punti di forza. Non è affatto male, perché comunque abbiamo notato, almeno tutti giocando magari Ezreal, che Trigger, almeno questo qui ci dà una possibilità di aumentare 2000 punti una unità sul terreno. Poi il 2x del vecchio draw, perché abbiamo deciso di fare 6-6. Il 4x del critico da bustina, che tramite un'abilità attiva possiamo mettere questa carta nella soul, aumentare di dare un più 3000 a una unità sul terreno, che molto spesso daremo a Spectral per stare sopra a The End o comunque la Crossride oppure Majesty. Il 2x del critico vecchio e il 4x di Ial, che non va mai sottovalutato e va sempre giocato. Poi arriviamo ai gradi 1, abbiamo appunto il 4x del grado 1 che dobbiamo vedere in prima mano perché dobbiamo fare la chain, che tramite un'abilità continua, se noi abbiamo lo 0 sotto, ce l'abbiamo sempre perché è lo starter, questa carta prende più 1000, quindi diventa un 8000 in difesa o in attacco anche. Tramite un'abilità automatica, quando una carta di grado 2 viene messa, quando la carta Vortimer di grado 2 viene messa su di lui, noi possiamo ritirare una retroguardia sul terreno, quindi quando giochiamo lui andiamo a mettere magari un draw o un grado 1 sul terreno per il turno dopo, noi possiamo sacrificare una nostra retroguardia e schierare dalla cima del mazzo due carte dalla cima del mazzo. Comunque non è fatto male, perché a meno 1 ci facciamo un più 2. Abbiamo poi il 4x delle Perfect, PG di Gold, che vabbè... Is the new the end. PG lo sapete, quando siamo attaccati da un attacco che non vogliamo subire, scartiamo carta e siamo salvi. Solo il 3x dell'8000 ignorante, perché non ci stavano le mono carte tech che dopo vediamo. Tanto la superior di Ezreal l'abbiamo tolta. L'1x di Tron, che quando noi controlliamo più retroguardie del nostro avversario, supporta 10.000 al Vanguard. L'1x della strega, che quando entra fa Soul Blast 2 e ci fa pescare una carta.
Solo un 1x perché avendo la cross la chain ride, se togliamo anche il G2 dalla soul, Spectral sarà un 10 invece che un 11, quindi solo uno. E l'1x del cane che supporta Garmor, perché tramite un Soul Blast lui ci permette di pompare Garmor sia in Vanguard che in retroguardia e fare comunque una colonna da 21 o 26 in Vanguard. Arriviamo in Cane 2, abbiamo il 4x di Voltimer Cavaliere Drago Nero, carta super introvabile, una rara di merda ma super introvabile, che tramite un'abilità continua, quando noi abbiamo il grado 1 nell'anima, questa carta ci permette, cioè questa carta prende più 1000 punti d'attacco e diventa un 10.000. Poi, abilità automatica, come per il grado 1, quando noi mettiamo sopra Spectral Duke Dragon sopra questa carta, possiamo ritirare la nostra retroguardia e, come per il turno precedente, diciamo, andiamo a giocare le prime due carte della cima del mazzo sul terreno. E questa chain, diciamo, ci aiuta perché Spectral, il suo effetto forte è sacrificare 3, quindi noi abbiamo fatto più 2, se non mi sbaglio. Abbiamo fatto un più 2 sul terreno e quindi ci permette magari di sacrificare solo uno in realtà per attivare il suo effetto di stapparsi. Poi abbiamo solo il 2x del 10.000 ignorante, solo il 2x del classico che quando colpisce stappa un danno, il 2x di Vivienne, entrambi SP, Vivienne 9.000 che se non vediamo il cavaliere drago nero Vortimer grado 2, diciamo, in Vanguard è sempre forte perché se è comunque supportata da una retroguardia e al secondo turno magari l'avversario è un po' più propenso a subire, quindi noi possiamo subito attivare il suo danno, la sua abilità automatica, ovvero quando colpisce un Vanguard possiamo schierare la prima carta del mazzo sul terreno tramite un contrattacco. Lei è forte anche con Spectral perché se noi abbiamo 5 danni stappati, avendo anche la possibilità di colpire con una retroguardia, avendo 5 danni stappati appunto, possiamo attivare due volte l'effetto di Spectral nello stesso turno, quindi attaccare 3 volte con Spectral, dopo ve lo faccio vedere. E alla fine l'1x della promo, la tettona infinita, 8.000 che quando entra possiamo dare più 2.000 a una unità sul terreno. Perché? Perché Spectral è solo un 11.000 e contro una cross ride, contro Majesty, se noi attacchiamo e non riveliamo nulla non possiamo attivare il suo effetto perché... rischiamo di non poter colpire e farci un meno 3 sul terreno inutile. Quindi abbiamo dentro sia i critici che danno più 3.000 e anche lei che dà più 2.000. Arriviamo ai crit 3 e abbiamo il fantomatico 4x di Spectral Duke Dragon, 4 perché dobbiamo vederlo tramite l'effetto del grado 0, cioè quando mettiamo l'1 sul grado 0 guardiamo 7 e ci teniamo in mano o il 2 o il 3. Se non abbiamo il 2 teniamo il 3, se non abbiamo il 3 teniamo il 2, se non c'è nessuno, se c'è uno di due che abbiamo anche in mano ce ne teniamo uno, è sempre un più 1 in mano. Comunque, Spectral Duke, abilità continua, se abbiamo sotto il 2 questa carta tiene più 1000 punti di forza, quindi 11.000 di base. Poi, tramite un'abilità automatica in LV4, noi possiamo tappare 2 danni, sacrificare 3 retroguardie e dopo che lui ha attaccato, senza bisogno di colpire, questa carta si può risvegliare e perde doppio assalto. Però possiamo comunque attaccare. È comunque forte perché nel turno in cui l'avversario non ha girato niente, ha 5 danni, non ha molte speranze di parare, attacchiamo di retroguardia, di colonna di retroguardia, attacchiamo supportato, anche se giriamo un draw, sacrifichiamo 3, diamo tutto a Spectral, sacrifichiamo 3, stappiamo ed è un 16 e non deve colpire, perciò è veramente una carta esagerata. Perde un assalto, però vabbè, giriamo, magari giriamo un altro trigger, ci sta sempre. E poi comunque, se ce lo parano ancora, possiamo dare tutto all'altra colonna di retroguardia. Quindi sono 4 attacchi in un turno. Ah, e vi dicevo, con l'effetto anche di VN, noi possiamo attaccare con una colonna, attaccare di Spectral, usare l'effetto di Spectral, stappare, attaccare di VN, se VN colpisce
schierare dalla prima carta al cima del mazzo e tappare ancora due, attaccare sacrificando la colonna di Vivienne e la carta appena giocata dalla cima del mazzo. Ovviamente questo si può fare solo se abbiamo 5 danni stappati e solo se la colonna di Vivienne colpisce. È molto difficile, però non è così improbabile. Se lo fate siete veramente forti. Poi abbiamo il 2x di Garmor, che è sia forte in retroguardia che in difesa grazie al cagnolino, che comunque è tutorabile. E vabbè, abbiamo già visto che tramite un'abilità automatica, quando questa carta attacca, se siamo in LB4, ottiene più 5.000 punti d'attacco. Poi, sempre un'abilità automatica, anche senza il LB4, quando noi andiamo a giocare nel Vanguard questa carta, possiamo tappare due danni e tutorare qualsiasi carta dal mazzo che sia di grado 2 o inferiore. Poi abbiamo l'1x di Ezreal, perché in realtà avrei voluto mettere due di lui, ma io sono convinto che come un mazzo che sto giocando io adesso, io ho due su 8 su 8 G3, io ho due G3 che servono solo da retroguardia e vedo sempre loro come primo grado 3, perciò sono convinto che vanno giocati solo Vanguard gradi 3 forti nel Vanguard. Quindi Ezreal comunque è sempre forte nel Vanguard, prende più 1000 per ogni carta Gold Paladin sul terreno, può essere supportato, quindi fa colonna esagerata anche da solo, e tramite un'abilità attiva, quando noi abbiamo 4 danni possiamo tappare 2, schierare la carta dalla prima carta dalla cima del mazzo, sarà sempre un trigger, e lui ottiene più punti di forza in base all'attacco, il body della carta chiamata dalla cima del mazzo. Solo i miei avversari riescono a giocare 10.000 tramite questo effetto, io giro solo trigger, specialmente Ial, infatti non gioco più. E ultima carta di grado 3, il nostro distruttore gigantesco, che è entrato a far parte anche lui del Gold Paladin dai Royal, quando sia in retroguardia che in Vanguard, quando questa carta attacca un Vanguard, prende più 2.000 punti d'attacco. Più forte del suo predecessore, nel senso l'altro 12.000, perché l'altro 12.000 doveva essere per forza supportato. Invece lui, quando attacca Vanguard, diventa un 12. Sta sopra Majesty. E è supportato dall'8.000, fa colonna da 20.000. Allora, il mazzo è finito. Spero che questa decklist vi sia piaciuta. Noi comunque da oggi porteremo tutte le decklist che si possono fare con EC01. E la prossima penso proprio che sarà The Emperor. Quindi adesso ci stiamo già studiando un po' la lista e probabilmente uscirà martedì prossimo. Ciao a tutti. Il video si conclude qui. Come al solito vi posso invitare a lasciare un mi piace, condividerlo e farlo vedere ai vostri amici. Dalla pannocchia è tutto e noi ci rivediamo a un nuovo fantastico video. Bella ragazzi!